ulteriori interventi hanno aggiunto elementi molto significativi a testimonianza di come il dono della vita ecclesiale che si attua in questa zona spalanca la libertà creativa tra noi verso quell'amore dei fratelli e per i fratelli che è inscindibile dall'amore per Dio. E quindi questi tre interventi sono stati un'ulteriore importante testimonianza della vitalità delle nostre comunità e quindi nello stesso tempo un'indicazione di percorso, perché questo è il senso del nostro incontrarci come fratelli, un'indicazione di percorso a cui altri possono fare riferimento. Questo è un aspetto, è una conseguenza fondamentale della comunione. Se noi stiamo centrati come rocce sulla sorgente della comunione, il nostro fare diventa più equilibrato e siamo più capaci di guardare gli uni a quel che lo Spirito suscita negli altri e quindi possiamo imparare e a nostra volta mettere in moto quel cammino che mentre converte e cambia fa crescere noi, nello stesso tempo si dilata alla condivisione del bisogno di tutti i nostri fratelli uomini. L'espressione che Dario ha usato alla fine, secondo me, riassume in profondità anche l'esperienza che Giulia ci ha raccontato, non senza documentare una fatica, una sofferenza, ed è anche, diciamo, la risposta pratica alla preoccupazione di Vincenzo circa il relativismo. Ha detto Dario che vivere autenticamente l'esperienza della Chiesa significa curare in ogni persona la domanda di una relazione buona verso Dio e verso il prossimo. Questo è il senso concreto della vita cristiana. Gesù ci chiede questo. Gesù ce lo documenta nella sua vita, un continuo rapporto con il Padre da cui attinge quell'esperienza di comunione e di amore che gli consente di condividere il bisogno e poi manda gli apostoli, come ci documentano tutti i Vangeli, li manda a due, eccetera, e li manda proprio perché loro stessi, donandosi, stabiliscano relazioni buone con gli uomini e con Dio. Questo vale per tutte le situazioni di bisogno in cui l'uomo si trova, per le famiglie ferite, come ci è stato ricordato, anche attraverso il racconto di questa esperienza singolare ed efficace. Questo vale per l'accoglienza dei nostri fratelli che vengono alla ricerca di lavoro e dignità, questo vale per la condivisione dei bisogni che il tempo che stiamo vivendo mette con forza sotto i nostri occhi, la difficoltà del lavoro giovanile, di cui si è parlato prima, il precariato, la perdita dei posti di lavoro, vale per tutti gli aspetti della vita. Affermare con forza il movente dell'azione ecclesiale, il motivo, ma il movente più giusto, affermare con forza cosa mi spinge ad amare l'altro e dire con chiarezza a tutti che mi spinge quell'amore di Cristo di cui Paolo dice che ci urge. Caritas Christi, la carità di Cristo ci urge, vuol dire
togliere qualcosa a qualcuno? Risponderò così. L'amore per il marito e i figli di cui ci ha parlato Giulia toglie qualcosa a qualcuno? Mi pare che nella sua esperienza questo amore l'ha spalancata a condividere situazioni di bisogno, di sofferenza, di domanda. Quando io comunico la bellezza, la verità e la bontà di un'esperienza che dà senso, cioè significato e direzione alla mia vita, io non solo non tolgo nulla a nessuno, ma propongo qualcosa, ovviamente alla libertà dell'altro, sottolineo, propongo alla libertà dell'altro, che può essere, propongo qualcosa che può essere quella risposta che precede la sua domanda e che lui non ha ancora avuto il dono di incontrare. Quindi, proprio andando a fondo alla verità dell'esperienza della nostra fede, il che è possibile nella comunità cristiana, io mi spalanco a tutti, senza nessun timore di offendere nessuno da una parte o di e senza nessun bisogno di relativizzare una proposta che per me è una proposta di bellezza e di pienezza. Questa è la risposta effettiva. No. L'uomo cammina quando sa bene dove andare e io umilmente e però con parresia, con franchezza, propongo la risposta che ho incontrato io. Il Papa oggi ha fatto questo pellegrinaggio della verità e della pace ad Assisi per riprendere il gesto di Giovanni Paolo II di 25 anni fa, ponendo con verità, autenticità, umiltà la fisionomia della Chiesa di cui lui è il punto di riferimento, e questo questo gesto è stato capace di accoglienza verso cristiani di altre chiese o di altre confessioni, verso uomini di altre religioni, addirittura verso degli atei. Quindi universalmente aperto, evidentemente posto a partire dalla propria fisionomia, come l'intensificarsi del rapporto con la moglie, con i figli, eccetera, eccetera, il maturare in quella comunione che nella famiglia cristiana può essere sperimentata, lungi dal chiudere, dal bloccare, spalanca ad un abbraccio che va veramente verso tutti. Apre a quella mano serrata di cui ogni uomo, qualunque sia la condizione in cui si trova, ha bisogno. Certo, questa mano serrata non è l'espressione di un sentimentalismo, è l'espressione della proposta cristiana in tutta la sua integrità e quindi in tutta la sua pienezza e in tutta la sua verità. E va accolta come tale e qui, per entrare in dettaglio nel discorso della nostra amica Giulia sulle famiglie ferite che devono essere mantenute ed accolte dentro la comunità cristiana, come ci ha insegnato il Magistero della Chiesa, soprattutto nella Sacramentum Caritatis, ma per affrontare il problema nel dettaglio avremmo bisogno di più tempo e questo lo farete nei vostri decanati, credo che lo facciate normalmente. Ecco. Ma quello che mi preme sottolineare concludendo è l'invito a continuare sulla strada in cui siete, vivendo intensamente Cristo come il movente dell'azione, il che è possibile
nella dimensione normale della comunità, non c'è alcun accesso individuale a Cristo. C'è un accesso personale, ma tutto ciò che è personale è nello stesso tempo comunitario, e tutto ciò che è comunitario esalta la libertà della persona. Continuare in tutte le parrocchie, nelle comunità pastorali, nei decanati, appassionati del volto del Signore. Il tuo volto, Signore, voglio vedere. Mostrami il tuo volto, perché questa è l'invocazione, la domanda che brucia la morte. E se una domanda non brucia lo scoglio della morte, resta ultimamente inefficace. Perché se tu non percepisci nel saremo sempre con il Signore, la ragion d'essere, anche saremo sempre col Signore anche oltre la morte, per me la più bella definizione di paradiso che è in San Paolo, inesorabilmente il tuo impeto vitale e anche la tua passione per l'umano inesorabilmente si spegne. No, non che tu non riesci più, ci sono tantissimi non credenti, agnostici, che sono molto più generosi e dediti di noi, non sto instaurando paragoni banali, ma voglio dire solo una risposta che tiene dentro tutto, tutto è vostro, ma voi siete di Cristo e Cristo di Dio, solo una risposta che tiene dentro tutto, alimenta continuamente il mio desiderio di conversione, tiene desta l'apertura alla felicità, matura la mia libertà e mi fa stare nel reale con pace e con serenità. Io credo che nelle vostre comunità cristiane questa esperienza è possibile, è reale, è in atto. Certo, è sempre perfettibile. Quindi camminiamo insieme. Abbiamo sforato di ben un quarto d'ora. Grazie.